le difficoltà affrontate dalle donne per affermarsi professionalmente nei campi classificati maschili, come nell'ambito del diritto. Storie di giuriste che hanno combattuto per la parità nella loro professione, a partire da uno degli esempi più rappresentativi, quello di Giustina Rocca, vissuta nella seconda metà del XV secolo e celebre avvocatessa del Foro di Trani. Di questo si è discusso nel corso di un appuntamento organizzato presso la Biblioteca Tranese Giovanni Bovio dall'Associazione Donne Giuriste Italia, in collaborazione con le associazioni Marluna Teatro e Miranfu Bibliocar. Un momento di approfondimento dedicato alla figura di Giustina Rocca e alle sue conquiste in favore delle pari opportunità. Giustina Rocca è la prima donna avvocata della terra, che ha esercitato nella stessa giornata due ruoli tipicamente maschili, cioè fare il giudice e l'avvocato, usando dei termini moderni, ha scritto in lingua volgare anziché in latino un testo da un punto di vista giuridico di una grande preparazione, come tutti gli storici riconoscono, e in più ha affermato la sua parità facendosi pagare nella stessa misura in cui normalmente si pagava gli uomini. Una vita dedicata alla toga che valse a Giustina Rocca il titolo, secondo la tradizione giuridica, di prima avvocatessa al mondo. Giustina Rocca effettivamente è il primo avvocato donna, tra l'altro tutte le tracce che ci sono dal punto di vista proprio legislativo, documenti che attestano questo, credo che questo sia un elemento fondamentale soprattutto per la città di Trani, perché comunque sta a segnare un personaggio, una donna che in un momento storico dove comunque le donne sappiamo benissimo di certo non è come oggi, e quindi questo credo che sia una testimonianza e un aspetto che deve essere continuamente rivalutato, ma dato proprio come esempio anche per le nuove generazioni. Un esempio anche per le tantissime donne che ancora adesso si trovano a dover lottare per una parità sociale e lavorativa che, nonostante i tempi, è ancora lontana dall'essere raggiunta. Il dato è drammatico, perché nonostante vi sia una parità numerica, anzi forse le donne sono anche giuriste nell'ambito dell'avvocatura, sono anche di numericamente superiori, vi è un gender gap del 50%. Che non ha nessun senso, perché è solo frutto di uno stereotipo che persiste. E questo è un danno non solo per il genere, ma è per tutta la società. La nostra associazione, formata appunto da donne giuriste, rende tutela dei diritti nell'ambito della nostra quotidiana professionalità, e nell'ambito invece associativo è proprio la mission, lo scopo sociale è proprio quella della parità di genere.